All'Accademia del Panino Italiano ci si diverte sempre. Oggi pancetta piacentina DOP. Anche qui siamo di fronte a un grande prodotto perché ha un grasso veramente di una dolcezza straordinaria. Questa dolcezza è data proprio intanto dal disciplinare che consente l'utilizzo solo di maiali provenienti dalle province di Piacenza e dall'Emilia e dalla Lombardia, e quindi maiali di alta qualità, e poi le lunghe stagionature, quindi un grasso molto dolce. Noi cerchiamo di bilanciarlo utilizzando il bruscandolo, non so se è il nome tecnico, però è il germoglio del luppolo, assomiglia a un asparago, ma è molto più amaro, quindi andrà a bilanciare un pochino la dolcezza di questa pancetta che è straordinaria. In più faremo un panino strepitoso a due piani. Allora, mettiamo alla base un po' di insalatina, con anche dei fiori, guardate che meraviglia, perché io sono molto romantico. La nostra frittata, che ho fatto semplicemente in padella con le uova, i bruscandoli saltati precedentemente, con appena un po' di olio extravergine. E ci ho messo appena un po' di pepe per riprendere la pepatura della pancetta. La nostra pancetta, bella a fiocchi. E poi voglio aggiungere una nota di acidità. E quindi ho scelto una cipolla, questo è veramente un panino pieno di gusto, ho scelto una cipolla, una composta fatta con l'aceto balsamico. Quindi darà un pochino di acidità. E questo è solo il primo strato. Dopodiché andiamo a ripetere l'operazione. Diventerà una sorta di clap sandwich. Scusate, non lo devo dire clap sandwich. E andiamo a chiudere con l'ultima parte, sempre spalmata con la cipolla all'aceto balsamico. Panino ricchissimo, lo schiacciamo leggermente, anche se non è mai una buona pratica schiacciarlo. Panino ricchissimo di sapori, di sfumature. Straordinario. Buon appetito!